e quindi non posso farli più lunghi di 15 minuti, purtroppo, ma va bene, accettiamo tutto. Allora, cerchiamo, vediamo qui se c'è qualcosa. Ma lì ho visto. Esatto, qui c'è una torre. Saliamo, guardiamo lì dentro, in caso poi guardiamo se sta sotto col golem. Se sta sotto col golem, siamo fottuti. Vediamo cosa c'è qua. Sembra non ci sia. Oh, è qua che è una parete. Si può salire? Ah! Guarda un po'. Sembra che si può salire, vediamo. Perfetto. Madonna, che è curiosa qui. Qua conviene fare dei passettini perché. Ma tu guarda, io infatti qui non ci avevo mai. Ops, non sale? Perché non sale? Oh, e non sale, come cazzo è? Allora non si può salire. Che cazzo? O forse di là, vediamo. Ma qua mica si arrampica. No! Infatti, non si arrampica lì. Come cazzo faccio a salire adesso? Ah, sì! Ok. Perfetto. E adesso. Ok, c'è un altro. Voilà, guardate che qua adesso vediamo un punto inedito, perlomeno per me. La colonia da quassù. In effetti, mica male, che c'è molto nebbia. Ah, guardate cosa ho trovato, che c'è scritto? Vecchio libro. Vediamo se è quello che penso io. Allora, astronomia come nel libro. Peccato che non mi dice gli oggetti che ho raccolto. Adesso devo guardare uno per uno. Arcanum era un libro rosso. Il sesto, cerchio, quinto, quarto, terzo. Il secondo. Il verbo divino. Cromanin. Cromanin 2! Ich hab das Buch gefunden. Ho trovato il libro! Trasporto dalle onde del tempo, ho finalmente aperto gli occhi grazie alla visione di Cromanin. Mi hanno toccato talmente nel profondo che non le rinnegherei per nessun prezzo. Cichè diviso Turner a unirsi dopo essere stato separato per. No, ma qua non si capisce un cacchio di niente. Leggiamolo qui, va. Allora, ho trovato un secondo libro intitolato Cromani. Ancora una volta mi propone un indovinello. Cichè. Come Cichè? Cichè diviso Turner a unirsi dopo essere stato separato per poco tempo. Ma qua non si capisce un cazzo. Cichè? O forse chi è che è diviso Turner a unirsi dopo essere stato separato per poco tempo. Oh. Quindi adesso ci dà un indovinello per trovare l'altro. Vabbè, intanto sono fiero di aver trovato il secondo libro. Yeah! Yeah! Ok, adesso ce ne torniamo, ma come torniamo? Vabbè, dobbiamo andare a Campo Nuovo, tanto, innanzitutto. Teletrasportiamoci lì, perché qua abbiamo finito. Il teletrasporto ce l'ho. Allora, adesso con un bel teletrasporto, mentre c'è la luna piena, ce ne andiamo. E siamo qui. Hast du mit Xardas gesprochen? Le cose non stanno come pensi. Die ganze Sache ist anders, als du denkst. Was heißt anders? Er muss einen Weg finden, wie wir den Erzhaufen sprengen können. Der Erzhaufen, der ist mittlerweile sehr groß. Suche Xardas, er muss uns helfen. Sembra che non abbiamo voluto dire nulla a Xardas. Infatti la quest si è attualizzata. Qual era? Vabbè, sarà stato nelle quest completate. E adesso poi devo studiarci un po' sopra per quel indovinello. Perché
A parte che non si capisce, anche tramite la traduzione che è stata fatta molto scadente, non si capisce il motivo, cioè cosa vuole da me l'indovinello in poche parole. Ma lo scopriremo magari nei prossimi episodi, vediamo. Intanto, come potete già vedere, questo episodio lo sto dividendo in due o in tre pezzettini. Adesso vediamo, perché non posso farne più di 30, di 15 minuti. Ma se tutto va bene, saranno online in contemporanea tutti i video che ho fatto in una sessione, appunto. Ok, mentre ritornate adesso quel puntino di mouse che ci scassa le patate, che non posso ovviamente purtroppo togliere. Adesso, se vi ricordate, la nuova miniera era stata appunto presa dai vecchi, quelli di Campovecchio. Vediamo cosa ci dice Gorn. Du kommst gerade richtig. Wir bereiten uns auf den Gegenschlag vor. Die Rückeroberung der freien Mine ist der erste Schritt. Quindi si stanno preparando al contrattacco. Vuoi partire con solo quattro uomini? Dove sono tutti i mercenari? Eine Rückeroberung mit vier Mann? Wo sind all die anderen Söldner? Ein frontaler Angriff bringt nichts. Dafür sind Gomez Leute zu gut verschanzt. Aber eine verdeckte Operation, bei der wir Mann für Mann ausschalten, könnte gelingen. Lee bat mich, dir etwas auszurichten. Als einer unserer besten Söldner wurdest du bestimmt, die Operation durchzuführen. Ich werde mit dir gehen. Gemeinsam können wir es schaffen. Porca miseria, dobbiamo fare una Latif. In pratica dobbiamo infiltrarci in qualche modo, perché se andiamo frontalmente non potremo farcela, a quanto pare, dice Gorn. Invece con poche persone di nascosto, così alla samurai, alla ninja, no, alla ninja infatti, alla Tenchu, possiamo farcela, io e Gorn. Perché proprio io, scusami? Warum gerade ich? Du hast schon mehrmals bewiesen, dass du Mut hast und gleichzeitig denken kannst. Außerdem kennst du das alte Lager und die Gardisten besser als die meisten von uns. Du bist der beste Mann für diesen schwierigen Job. Perché siamo intelligenti, siamo coraggiosi e tutto sto cazzo. Allora, va bene. Andiamo a dare una lezione agli ospiti indesiderati della miniera. Ok, lass uns den ungebetenen Gästen in der Mine kräftig in den Hintern treten. Nichts anderes habe ich von dir erwartet. Hier, nimm diesen Schlüssel. Er öffnet das Torhaus vor dem Eingang der Mine. Okay. Auf in den Kampf! In guardia. Che fai? Non mi... Gorn e io dobbiamo riconquistare la miniera libera per mezzo di un'operazione segreta. Che coincidenza fortunata, anche l'orco amico di Ushak si trova lì. Quindi faremo due lavori. Allora, salviamo innanzitutto, perché la cosa adesso si farà drastica, molto difficile. Credevo che Gorn mi faceva vedere una strada segreta, invece dobbiamo andare frontalmente. Mi seguo almeno? Fast hätte ich es vergessen. Der Bandit Wolf will dich unbedingt sprechen, bevor wir zur Mine aufbrechen. Allora farò meglio ad andare. Dann werde ich ihn besser noch vorher aufsuchen. Tu das. Ich warte hier am Wachposten auf dich. Porca miseria. E allora, il mercenario Wolf vuole che andiamo da lui perché dobbiamo andare. Perché vuole parlare con noi, non so cosa ci deve dire. Cioè io so cosa ci vuole dire, ma per voi non lo dico, non lo spoilerò. Quindi prima di andare nella miniera sarebbe intelligente parlare con lui, perché ci darà delle cose che adesso potranno tornarci utile in un secondo momento. Perfetto. Ora io non mi ricordo bene, ma io e Gorn contro tutti quelle guardie, mi sembra una cosa strana. Cioè non strana, non ce l'avevo più così in mente. Ma vabbè, adesso vedremo. Quindi qui ci stanno i mercenari. E Wolf mi sembra era qua. Forse addirittura era un ladro. Ladro mercenario, credo era un ladro. Eccolo qui. E allora, carissimo, cosa c'è di tanto urgente? Che cazzo. Alzati, amico. Das.
Ecco livello 2. No, per ora no. Gorn ha detto che volevi parlarmi urgentemente. Gorn sagt, du wolltest dringend mit mir sprechen. Gut, dass du vorher noch vorbeikommst. Vor was? Vor eurem Besuch in der nicht mehr ganz so freien Mine. Okay, che succede? Worum geht es? Ich hatte neulich eine Idee, wie wir völlig neue Rüstungen herstellen können. Aha, und wie? Das härteste Material, das ich kenne, sind die Panzerplatten der Minecrawler. Nicht etwa die der kleinen, harmlosen Exemplare aus der jetzt verschütteten Mine von Gomez. Nein, die nicht. In unserer Mine lebt eine wesentlich gefährlichere Unterart. Der Panzer dieser Biester ist fast nicht zu durchdringen. Wenn du mir einige dieser Panzerplatten bringen könntest, würde ich versuchen, daraus eine Rüstung herzustellen. Va bene. Adesso ve lo spiego. Comunque, come faccio a rimuovere la corazza da queste bestie? Wie bekomme ich diese Platten von den Biestern ab? Das ist relativ einfach. Die Rückenplatten sind nur an deren Rändern mit dem Körper verwachsen. Nimm einfach ein Rasiermesser und schneide halb schräg an den Rändern entlang. Okay, kapiert. Mal sehen, ob ich solche Panzerplatten finden kann. Allora, in pratica Wolf ci ha detto che ha scoperto un nuovo modo per costruire delle armature molto resistenti a quelle attuali che si trovano in giro, qui magari qui a Capo Nuovo. Ovvero che nella nuova miniera, appunto dove dobbiamo andare adesso noi, ci sta una razza di pidocchi di miniera che è più resistente, il loro guscio in pratica è più forte e più resistente di quello dei pidocchi di miniera che stavano appunto nella vecchia miniera. Quindi se gli porteremo abbastanze gusci o chiamate le pezzi di corazza di quello che hanno loro, magari Wolf può costruirci un'armatura molto più potente che quindi allo stesso tempo sarà molto buono anche per noi. Ok, adesso andiamo con Cord. No, dov'è Gorn? Eccolo lì. Hallo. Andiamo alla miniera. Es kann losgehen, auch zur Mine. Höchste Zeit, dass wir die Gardisten von dort vertreiben. Geh du vor, ich folge dir. Ok, vai avanti tu che mi viene da ridere. Solito discorso. Perfetto, allora. Adesso noi andiamo, ma qua è un po' scuro. Prendiamo la torcia. Così vediamo qualcosa. Ecco qua. Ed imbattiamoci alla nuova miniera. Ovvero, qui si chiama miniera libera, sinceramente. Non so perché io la chiamavo sempre nuova miniera, perché quella era vecchia, questa è nuova. Perfetto. Allora, mentre liberiamo la miniera, possiamo raccogliere, sperando, questi pezzi di armatura, questi pezzi di guscio, e possiamo parlare anche e liberare appunto quell'orco sciamano che ci potrà dare il talismano Ullumullu per poter poi andare tranquillamente nel tempio di Kurshak. Tutto semplice, tutto facile. Adesso vedremo. E questi qui prima non ci stavano qua, vero Gorn? Gorn? Amico? Amichetto? Di nuovo con lo stesso bug. Non c'è più. Allora ragazzi, Gorn si è fermato a qualche parte. Magari sta parlando ancora con i mercenari, non me ne sono accorto. Quindi noi abbiamo salvato sì, poco fa. Allora, facciamo così. Nel prossimo episodio andremo a liberare la nuova miniera, la miniera libera, sperando che Gorn ci insegue, perché da solo non credo ce la farò, e anche se ce la farò ci metterò più tempo. Invece con lui la cosa sarà più semplice. Benissimo ragazzi, vi ringrazio ancora per avermi seguito, ci vediamo poi nei prossimi episodi, quando... nel frattempo infatti poi io darò di nuovo un'occhiata a quell'indovino che ci ha fatto l'altro libro di Cromanin, e vedremo se riusciremo a trovare appunto il terzo libro o segreto, quello che sia. Alla prossima, ci vediamo qui su Luparo TV. Ciao ragazzi!